solidale, ecosostenibile, futuro, anche la morte è futuro. Molti migranti cercano il futuro e trovano la morte, ma la morte è il futuro. Risparmiarci, fare economia o risparmiare o risparmiarci. Cara terra, so che ci facciamo paura e spesso tremi. Ti promettiamo di cambiare economia, di cambiare. Non faremo più il possibile, ma cominceremo a fare l'impossibile, perché abbiamo già visto cosa fa il possibile. E ti prometto che saremo non più umani, ma più sovrumani. Cominceremo da un animale, opossum, io posso. Fonderemo la banca dei peli. Si dice sempre per un pelo non mi hanno dato un mutuo, per un pelo non ho avuto la pensione, per un pelo, beh, la banca dei peli cosa fa? Non avendo più denaro ti dà proprio quel pelo che manca per realizzare quello che è un tuo desiderio. Lo chiamiamo quasi un credito villoso. È una forma diversa per realizzare l'impossibile, l'incredibile, l'impensabile. Con i soldi raccolti formeremo un'economia diversa di sostentamento e di innovazione. Prometto che costruiremo ospedali dove ci andrà chi non si è mai fatto niente. Questi ospedali li chiameremo ospedali grandillesi. Poi ne costruiremo altri, ne costruiremo altri. Dove ci andrà chi crede che crivellare la terra non abbia conseguenze, chi costruisce ovunque, chi risparmia sulla sicurezza del lavoro e li chiameremo ospedali grandi illusi, pieni così ultimamente. Osserveremo le regole e le norme, ma anche le norme, che è qualcosa di più della regola, come fossero comandamenti, ma in più aggiungeremo un punto interrogativo e li chiameremo domandamenti, cioè non rubare, punto interrogativo, è confermato? O ci sono dei dubbi? Non desidera la donna ad altri? C'è o è stato sostituito da vietato sparecchiare? Ecco, allora, c'è un'altra economia che noi facciamo, di intelligenze, c'è un'altra economia che noi facciamo e ci risparmiamo. Dell'oltre, manchiamo di oltre. Cara terra, ti prometto che sapremo distinguere i diritti dai doveri. Doveri! Quando ti devastavano, doveri! Quando deturpavano, doveri! Estirperemo dalla terra quelle piante di uomini piccoli, in miniatura, invasati che non crescono mai, i non sai. Sono piantine di uomini, i non sai, che non sanno che l'indifferenza è biadesiva, cioè attacca da tutte le parti. Ti prometto che diventeremo più intelligenti in tutti i sensi. Se perderemo le chiavi di casa ce ne fregheremo perché avremo il duplicato della porta, che è un'idea molto più potente. Col duplicato della porta noi non avremo mai il problema di perdere le chiavi. Guarderemo la televisione ma non l'accenderemo. Questo sarà un grande trucco. È una cosa vecchia che dico sempre e mi vuole bene. Cambieremo unità di misura, la distanza la misureremo non più in chilometri ma in abbracci. E soprattutto capiremo, impareremo e parleremo di chirurgia etica, cioè ci faremo il senno, che è una forma completamente diversa. E ne risentirà sia la terra che l'economia. E impareremo dalla storia, dai Maya, dagli Ittiti, dai Babilonesi, e non diventeremo più un popolo di zittiti. Non saremo più un popolo sotto dettatura, decideremo il da farsi e anche il da darsi. Da darsi. Dadaismo nasce dal da darsi, una forma di generosità, non solo generazioni, ma anche generare. Ti prometto che ci monteremo la testa per davvero, troppi la mattina si alzano e la lasciano sul cuscino. Montiamocela la testa, montiamocela, montiamocela. Non applaudite, non applaudite. Non applaudite, ci saranno funerali e partite per applaudire. Immedesimeremo negli altri, ci metteremo nei panni di, ho avuto la fortuna di, molte economie dicono ho avuto la fortuna di, ho passato la vita A, bene, adesso devi passare alla vita B, la vita C, la vita D e la vita E, cioè devi cominciare la vita degli altri, mettersi nei panni di, la parabola dei panni dei pesci, la parabola dei panni dei pesci, mettiti nei panni dei pesci, chi è che scrisse la parabola dei panni dei pesci? Chi è che disse diventa il pesce più ricco al mondo, diventa un trilione? Chi è che disse rubo ai ricci per dare ai polipi? Chi è che disse che la fantasia lavorava insieme all'economia. La parola purtroppo non esisterà più e la trasformeremo, questa parola, in qualcosa di diverso. Saremo più coesi. Dice, purtroppo, ahimè. Ecco, ahimè, diventerà il monumento artistico all'altruismo. La casa ti è crollata, hai dei problemi, non hai più risparmi. Tranquillo. Ahimè. Ahimè. Una forma di relazione.
Non solo di fare una relazione come nei congressi, ma di mettere in relazione. Non piangeremo più sul latte versato, ma cambieremo mucche.